Buonasera, Ma noi la sigla non ce l'abbiamo, così. quale sigla? Anche te. Ma scusate un attimo, è uno scherzo oppure? Oh, io vedo tre facce da pirla nello schermo in questo momento dal telefono. Io li vedo sempre solo Piro, dovrei essere aperto. Perché devi trascinare gli altri dentro nella fare dello schermo per vedere le altre cose. I pallini, Giorgio, i pallini di lato, trascinali Verso giù. il centro dello schermo. Ecco, io posso trascinare tutti i pallini che voglio, che me lo sempre dopo. Senti, c'è la connessione, allora che preferisce solo il mio. Devo preoccuparmi allora. C'è i pallini Beh, sì, è la verità. Certo, cosa? trascinati, ma vedo le icone, non vedo il video. Aspettate, se volete metto la sigla. Ma cosa stai facendo? La diretta su Facebook, quindi? Sì. Non su YouTube. No, su Facebook, dalla pagina del negozio. Su YouTube. Ah, che parlare Mi fai vedere per piacere? sì, io se volete vado con la sigla, c'è prontissima. Vado. Dai, dove ti trovo però? Ti ho mandato una richiesta di amicizia, dammi un po' l'ok, piacere, o un altro nome. Dice a me? Sì. Voglio Gerard Bissola. Ah no, devono Massimo Cinzia. Sento tutti laggare in una maniera pazzesca. Io sento laggare te, Giorgio, però solo tu laghi. Sì, infatti E io anch'io. sento laggare voi. Sono a posto. A La mia posto, mica. connessione è. Yeah. Oh, ecco, posso tirare la scheda. Addirittura qua mi dice iscrivi, bene. Non entrerò mai su Facebook. Eccola qua la diretta, la vedo. Ci siamo! Ci sono anche io magari. Perché non mi vedo. Carlo, le concine. Le concine che? Nelle schermate dei nomi, quelle cose lì. Non riesco a togliere, come oggi. Arriva in differita comunque sulla diretta. Sì, la diretta è È di un qualche minuto. secondo. Però io non vedo assolutamente nulla, della una parte dall'altra. Non riesco a togliere queste di concine. Ok, ce l'ho fatta. Adesso Sento molto scatti, Giorgio. dice, Sono ho con te. capito male, che vede solo la schermata mia dentro al suo telefono o Beh, secondo me computer. ha la connessione che lagga fortissimo. Già parla un po'. Sì, ma io lo vedo bene. Io lo vedo da Dio. Gli altri riesco a vedere. Mandami fuori cinema. Mi sa che mi ha creato un sistema. Aspetta, però potrei fare una cosa. No, non posso. Perché con sto webcam mi mangio mezza banda per mandare il video su Skype. Ah, forse per quello. Il problema Ma è proprio scusa, ma questo. collegati direttamente col telefono, come ho fatto io. Ah sì, è vero, direttamente col telefono e basta.
Allora, come fai a far morire Skype? Me lo spieghi? Come fai? È sparito. Abbandona. No, voleva toglierlo. Mi... Che è riuscito. Fai partire la sigla. Sì, Ne metto un ma non altro. c'è Giorgio. Vabbè, in durata ci sono solo io. Cosa faccio? Le previsioni del tempo? Non so, cosa devo fare? Ma a me mi vedete? No. No, mi sentite? Mi sentite? Sì, perché mi hai risposto. Sì. Sì. Sento, ma non ti vedo. Un attimo. Adesso mi vedete anche, giusto? Ora si alza. Io non ti vedo. Come non più? Sono qui. Tanto non si sente. Mi vedo io. Quello non va. Ora ti vedo. Ora su che ci sei. Adesso sì, adesso no, ma sono una freccia. Non so, forse ancora in differita. Facciamo radio freccia, un po' sì, un po' no. Ma si è sentita la sigla? Ma non sento niente, io non so dove siete. Datemi un cazzo di indirizzo. Ma dove siete? Su Facebook? Su dove siete? Io sono con un telefono su Skype e con un altro telefono mi sto guardando su Facebook. Io non riesco a collegarmi a Facebook, non mi fa più collegare a Facebook. Io col telefono sono collegato a Skype e col PC sto guardando la diretta su Facebook. Ho messo tutte le cazzo di password del mondo, non mi fa più entrare. Qualcuno mi ha rubato. Sì, qualcuno mi ha rubato la. Perché non riesco più a entrare su Facebook. Un'altra volta, l'avrei già cambiato 4 volte sto account. Cosa cazzo ti dico se mi rubano sempre l'account? E metti le più complicate le password, no? 1, 2, 3, 4, 5. Ma se gliele portano via anche a Google, lì. Perfino all'INPS. Vabbè, ma l'INPS già deve chiedere aiuti per mettere sui server. Oh, e che cazzo. Gio, io non ti vedo, su Skype. Io non so cosa faccio, io ci sono, non so trasmettere. Sono Andando messo Skype si attiva e si ci disattiva. sei, ma sei nella pallina, non sei nel grande schermo. Scusate ragazzi, faccio una cosa al volo. Adesso mi vedete? No. Sì. Io ti vedo, cioè su Skype ci sei, eh? Meno male. Io non ti Io vedo. lo vedo saltare, ogni tanto appare per qualche secondo, poi rimane solo il pallino. Com'è sto maledetto sito di Voyagers che non lo trovo su Facebook? Oh, là l'ho visto. Oh, che belli che siamo. Siamo Non in ti diretta, vedo no? Stiamo dice io. Occhio stiamo al dicendo doppiotto. delle stiamo Io già ti dicendo vedo. delle cagate, però ci siamo. Ti vedo nel pallino, ma non sei sul grande schermo. Come mai? Tira quel pallino, tira quel pallino. Tira la palla, tira la palla. Ok, Sono un adesso ti vedo. grand uomo che diceva così. Ok, vabbè, diteci quando c'è la diretta, così se partiamo e via, dai. Ma la Cosa diretta la faccio? stanno già guardando, stanno già Ah, vabbè, guardando. Se è ho arrivata capito. mia moglie col telefonino in mano a guardarsi la diretta. Però diceva gira la palla, non tira la palla, gira la palla. Ma
Mi è venuto in mente adesso. C'è... Va bene, quando... Okay. Aspettiamo Carlo che parte con una sigla e siamo allora, pronti. Vediamo se la sentiamo adesso, se la sentite. Vado. Metto l'audio. Bravo Carlo. Non sentiamo niente, ma va bene. No, no. C'è sulla diretta, non la sentiamo qua dentro. Guardate che vada in live. Se la sentite sulla diretta, va bene. È partita ora. Ok. Sì, ma la diretta arriva dopo 5 minuti. Va bene, va bene. Come no? Sono in secolo qua. Una vita da Monaco. Una cadessa. Un po' più da fare. Fatto, finita la sigla. Ok. Buonasera a tutti. Ok, buonasera a tutti. Ciao. Sono Ciao, le Piero. Ore cosa che tu. 22 e tutto va bene. 22.03, sei rimasto indietro, Leo. Vabbè, dai, arrotondiamo, arrotondiamo. Perché siamo qui? Perché siamo qui? Perché siamo in quarantina. siamo in quarantina e siamo agli arresti domiciliari e dobbiamo passare il tempo e tenere anche compagnia a chi ha voglia di seguirci. Giusto, bella, bella. Quindi ragazzi, cosa facciamo? Sentiamo musica, vediamo qualcosa, cosa facciamo? Un suggerimento, dai. Vabbè, intanto io mi presenterei, perché non credo che possa sapere chi sono. Io sono Leonardo Nappi, piacere, sono qua. E tu? Io sono Giorgio Carretto, mi conoscono in tanti dal Vissoto. A te ti conoscono, sì. A me fa 200 metri, ci metto sempre 20 minuti, lo sai. Lo so benissimo. Poi c'è un tipo con la barba che ci guarda lì. Bud Spencer, chi è? Mi sembra di... Chi? Io ce l'ho sulla sinistra dello schermo. Non so voi dove ce l'avete, ma io ce l'ho sulla sinistra. Anche io. È un'immagine fittizia quella. Grande Piro. Vabbè, mi piacerebbe sapere se c'è qualcuno che sta seguendo la diretta, se ci ma vuole... 10 persone da Facebook le vedo. Se ci vuole persone. Mandare un piccolo salutino, un piccolo contributo, se ci vuole mandare un cabaret di paste, non so, è ben accetto. E bisogna dare gli indirizzi per allora, lì è un casino. provvederemo. Cosa facciamo? Tanto che ci organizziamo, mandiamo un pezzettino di musica, un bel brano di qualcosa. Hai qualcosa sotto mano, Leo? Io ho un pezzo di un gruppo forse poco conosciuto, ma di Como. Fanno una musica che è un po' rock, un po' elettronica. Strizzano un pochettino l'occhiolino ai Subsonica, non so se qualcuno li conosce. Io li ascolterei, non sono niente male. Carlo, a te. Carlo è il nostro regista, eh? Carlo, sempre presente. Ciao Carlo. Ciao. Allora, mandami cose da mettere. Allora, guarda, MSTR, il brano che dobbiamo ascoltare è Tutte le Rock Band.
Eh sì, in effetti io ho fatto tutta una pappardella di parole, ma mi sono dimenticato di dire il nome del gruppo. Avete ragione, scusate. Vado? Live. Vai! Vai! Everybody vai. Dance, put your hands in the air. Oggigiorno tutto quello che fa figo è avere un look all'inglese. Io mi faccio un tatuaggio colorato. Io non sento. Un produttore raffinato, lui di certo è un inglese. Come i nomi dei miei amici delle case popolari in inglese. Io penso che per tutto questo c'è una ragione, perché le cose qui in Italia non vanno bene. Io penso che la gente vuole avere successo e che nessuno accetta più di essere se stesso. Se è finito il tutto avendo un ritardo, non sentendo la musica, diventa molto difficile. Quando volete, cioè, vado con l'altro. Prossima canzone. Ok, allora. Quindi questo brano direi che è finito, giusto? Giusto. Questo mi sembra la musica diventa molto difficile. Ok. Ma raccontateci un po' di voi, ma cosa state facendo a casa adesso in quarantina? Cosa state facendo in quarantina? Ditemi un po'. Sono curioso di sapere come passa il tempo la famiglia classica albissolese.
Allora, vediamo un po'. Abbiamo un ciao e grazie, abbiamo un notifica, abbiamo un qualche cosa, ma non abbiamo nessuno che interagisce. Siete tutti timidi, abissolesi, non vi conoscevo per timidi. No, è arrivato un salutino da una certa Chiara Mecconi, se non ricordo male, e contraccambiamo i saluti, io, assolutamente. Ciao Chiara. Allora, questa sera siamo un po' improvvisati, vedete che insomma, prima volta dobbiamo ancora capire come funziona bene la regia. Carlo sta facendo i miracoli, ma vediamo che risulta difficile anche per noi. Una a destra, una a Valleggia, una a Bissola, l'altra a Liceto. Carlo non so dove sia, insomma, siamo un po' sparsi per la provincia. Siamo un po' sparsi per la provincia, quindi mette male anche a noi riuscire a capire cosa fare e cosa non fare. Io quindi proporrei per questa sera di sentire sempre un po' di musica perché insomma è la cosa più semplice e più facile. Tra l'altro, ho scoperto in questi giorni che stavo cercando della musica un po' alternativa, nel senso che sapete che col copyright diventa difficile far sentire quelle che sono le ultime novità discografiche. Almeno che non sei una radio e tatatan, e stavo cercando della roba italiana, un po' di gruppi emergenti oppure di gruppi che comunque si conoscono poco, che non hanno ancora registrato i loro brani. Devo dire che siamo bravi, Leo, siamo molto bravi come musicisti qua in Italia. Abbiamo della La gente musica, veramente. assolutamente sì, la musica italiana non ha nulla da invidiare a nessuno, assolutamente, siamo assolutamente tra i big nel mondo, assolutamente, a partire dalla musica napoletana, fino ai giorni nostri, di oggi, il Festival di Sanremo lo ha testimoniato quest'anno, ci sono stati degli artisti giovani, emergenti, bravissimi. E secondo me è stato uno dei migliori festival degli ultimi 20 anni. Vero, 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 ti do ragione. Anche se io non sono un amante della musica italiana, devo darmi un mea culpa perché, sinceramente, in questi giorni qua che cercavo proprio musica per iniziare questo programmino, ho scoperto delle cose veramente belle. Quella che abbiamo appena sentito, secondo me, oltre che il testo, è veramente suonato bene, costruito e ricercato. Un altro gruppo che ho trovato sono i 2 minuti d'odio. Un gruppo napoletano, un gruppo di Napoli, sono anche loro una rock band, sono attivi dal 2004, non hanno fatto anche loro molto, molto, punto, però sono altrettanto bravi. E se Carlo è pronto e se Leo non ha Sì. nient'altro da dire, io direi di dirle di partire col brano Le Ore, anche loro vedrete che vi piaceranno perché sono veramente messi bene come gruppo. Assolutamente, io sono molto curioso e rinnovo l'invito a chi ci sta seguendo online su Facebook di mandarci un salutino, di far vedere che c'è. O se vuole comunque parlare di qualcosa, mandare un messaggio, chiedere, sapere qualcosa, non c'è nessun problema, noi siamo qua. Carlo, se sei pronto, puoi Vado, partire. play. Grazie. Pensavo che ridessi mentre invece non va, 2 minuti una d'odio, sorte d'odio Leo. ancora passata di qua, ma nell'aspettarla hai perso vivacità. Mentre l'amarezza punta il dito di già e cerchi sempre qualcosa altrove. Ciò che di base a te commuove e parli sempre col cuore altrove. Manco fosse al limite del dolore. Il tempo è un'invenzione segnandone. Le ore non diventano parole. Non controllerai mai ciò che non è. Sostanzialmente come segnandole,
pezzi una mente umana e poi rimetterlo insieme nella nuova forma che tu stesso scegli. Il potere non è un pezzo, è un film. Non è tanto restare vivi, quanto restare umani più importante. Nella barbarie più complicata hai rovistato nei bidoni della differenziata in cerca di trovare l'incertezza mascherata. L'ero del sabato sera nel programma in prima serata. T'han picchiata, avete visto, convinto che la verità è surrogata. La persona per bene che almeno si è degnata di rovistare con te. Travanzi di giornata, travanzi di giornata, travanzi di giornata. Il tempo è invenzione segnandole. Le ore non diventano parole. Non controllerai mai il giochemone. Sostanzialmente compare. Direi che il brano è giunto al termine. Non ti vedo più, Leo, sei sparito. Come non mi vedi più? Non ti vedo, giuro, non ti vedo. Mi manchi già. Io vedo la diretta e ci siamo tutti e due. Ok, sì, meglio così. Volevo fare un piccolo invito ai nostri concittadini e anche ai nostri connazionali, visto che mi rendo conto ogni volta che vado al supermercato che siamo sommersi di cibo straniero. Volevo fare un piccolo invito di acquistare prodotti italiani, perché ci sono tanti nostri imprenditori che hanno bisogno di rimettersi in pista e oltretutto abbiamo ottimi prodotti, anche in questo caso non abbiamo nulla da invidiare a nessuno, anzi vi prego, consumiamo italiano. Bravo, mi sembra un ottimo invito, anche perché visto che siamo molto aiutati dai nostri cugini francesi, specialmente da quelli tedeschi, consumare poi italiano è sempre meglio, perché insomma, voglio dire, ma chi mangia meglio di noi? E si vede anche, chi mangia meglio di noi? io! Eccolo che arriva, eccolo. Appena adesso stava mangiando, ancora prima della diretta, poco prima, era lì che mangiava come una satanata. Sembrava ci sta, sì, ci sta, però sembrava che la mangiassi come la padella di fagioli di Bud Spencer. Guarda, una pausa col cucchiaino, là si usa il cucchiaione di legno. Ecco. hai ragione. Cambiano anche un pochino le dosi, perché lì sono un pochino poco più grosse, si va dall'ordine di 2-3 kg di roba. Ammazza. Ai. Questi non li trovo. Come vi sembra questo periodo trascorso fra le mura domestiche? Come che esperienza è per voi? Guarda, qua è un casino, più che altro perché si torna, da me non c'è stato un blocco del lavoro. Quindi sei andato allo stesso lavorare. Diciamo che sei uno dei pochi fortunati che sì,
riesce a uscire, diciamo, di casa per andare al lavoro. Secondo me era meglio blocco anche di altre cose. Poi purtroppo non se ne può fare a meno, perché ci sono certi beni che bisogna comunque far girare, e se non lavora proprio nessuno andiamo ancora più così. Il problema è appunto la distribuzione dei materiali di protezione. Diciamo che io ho trovato anche un piccolo risvolto della medaglia, nel senso che comunque passare più tempo con la famiglia, cosa che non capita assolutamente mai, o quasi mai, ho trovato essere una cosa molto, molto piacevole. È bello ritrovarsi, no? Come in tutte le cose, c'è sempre il risvolto della medaglia. Ci sono le cose negative, ma ci possono essere anche delle cose positive. Vedo tantissima gente che ha riscoperto il gusto di cucinare, di fare il pane in casa, che ne so, di giocare con i propri figli. Io! Esatto, di giocare con i propri figli, cose che magari non faceva più da tempo. Chi ha iniziato a cucinare, che magari era una cosa mai neanche considerata, no? Quindi, perché cioè, nel male comunque potrebbe uscire sempre qualcosa di buono. Guarda, io ho iniziato a sperimentare ricette varie in questo periodo, quindi vedi. C'è il nostro regista che mi stava suggerendo una cosa. Io direi che è perfetto quello che mi ha suggerito. Non avete sentito nessuno perché me l'ha scritto, però Carlo, direi che se lo vuoi mandare è perfetto in questo momento. Benissimo, beh, visto che prima si parlava di mangiare, di anche i fagioli, allora direi che immagino già quale sarà la fine. Allora aspetta, manda allora, manda premessa, questo è nel video dove siamo a Luca Comics, stiamo facendo cosplay io e il mio amico. Aspetta, quel video. Bene, allora preparatevi a farvi un po' di risate. Quello che vedrete adesso sarà uno show cooking, come viene chiamato adesso, dove cucineremo la fantastica ricetta dei fagioli di Bud Spencer. E io sono il dottor Simone Gabrielli, un biologo nutrizionista, e quindi cercherò di spiegarvi cosa va e cosa non va in questa ricetta. Lui è vero, ma è vero, adesso biologo. Lascio la parola al mio collega, amico di Verte, Racconti Horror, che annuncerà i due ospiti di quest'oggi. Prego. Ok, allora partiamo subito. Allora, ladro di cavalli per professione, nonché abile pistolero, definito la mano sinistra del diavolo, un orso nel vero senso della parola, poco socievole, utilizza modi rozzi e si spazientisce facilmente pur evidenziando delle caratteristiche da bonaccione. Scappato dal carcere di Yuma, dopo aver azzoppato e depredato uno sceriffo usurpando il suo nell'attesa dei suoi uomini per razziare la mandra di cavalli, facciamo un bel applauso a Bambino, o meglio Bud Spencer! Il pistolero più veloce del West, un giovane pigro e svogliato, tanto da farsi trascinare tutto il tempo su una slitta barella, trascinata dal suo cavallo. Sfrutta sempre il fratello Bambino per raggiungere i suoi scopi, dimostrando però anche un affetto fraterno quando serve. È un tipo provocatore che si appiglia ad ogni pretesto per scatenare risse e soddisfare il prurito alle mani che gli viene quando vede un abile pistolero. Lo chiamavano e continuano a chiamarlo Trinità, o meglio, Terence Hill. Ok, allora Terence, se ti vuoi accomodare, tanto te devi fare solo la sfida e mangiare. Qua abbiamo aiuto? Ah sì, aiuto. Sì, è il mio assistente. Ah, assistente. Mi sa di no. Non seguo più la diretta, non mi vedo più. Prego, inizi pure la ricetta. Ok, azionato, va. C'è. Va.
sbrigati che prende gradi, fuoco. 2000 gradi Fahrenheit. Allora, qua, un cuoco, 30 minuti di tempo. Soffrittino di cipolla. Noi la cipolla ha delle proprietà nutrizionali, ragazzi. Quindi vi consiglio di utilizzarlo. Non è vero che se in questo caso qua siamo stati invitati da questa ragazza, diventa più pesante perché l'olio che usiamo per cucinare è molto più veloce. Non è vero che se in questo caso qua ricordiamo che il piatto verrà giudicato sia per il gusto che per la presentazione. E fagioli, senza nessun problema, che ti causano problemi? Mai, no. Per lui i fagioli non hanno segreti. Butta. Tanto vediamo la pancetta. Qui avrei da ridire perché la pancetta è un po' grassa. Un po' troppo grassa la carne. Magari se non ce la mettevi, la ricetta era un po' più salutare. E poi che mangi? I fagioli. La tensione dell'aspirante chef è alta. Attenzione, ora cosa metti? Allora, per problemi tecnici, cioè per tempi tecnici, sugo con salsiccia già pronto, perché sennò ci voleva un'eternità. Pure la salsiccia, che anche quella è una leggerezza incredibile. Non potevi fare solamente la pancetta, eh? Eh no, dà un po' più di nutrimento, le fibre, i cosi. Non ce l'ha le fibre la salsiccia. Il pomodoro sì, ve lo consiglio, perché il pomodoro, ingrediente cardine della dieta mediterranea, aiuta a dare quel tocco di vegetale, diciamo, della verdura, aggiunge le fibre e cosa aggiunge? I fagioli. No, un antiossidante che si chiama licopene, che dai, non capite male però, licopene si chiama, è un antiossidante che aiuta a migliorare la nostra salute. No, licopene. Intanto Lico, dove sei Lico? Intanto ragazzi, alle vostre spalle abbiamo il raduno Bethesda, che adesso si accomoderà qua per fare la foto. Va bene? Gruppo Bethesda e Fallout, Skyrim. Tutto chiaro dal pubblico? Perfetto. Una vai. Ma questi fagioli, bambino, ma l'hai preparati tu? Sì, ieri sera. Ma sei proprio sicuro? Sì, sì, sicurissimo. Perché ho spaccato le scatole. Ho trovato questi. Ma ragazzi, vabbè, per problemi di tempo tecnico ho usato quelli precotti, va bene? Oh, ragazzi, potete benissimo usare i fagioli precotti, non allora, è che sono meno salutari di quelli dottore, secchi. Mi raccomando, per la ricetta non lasciate l'acqua della scatoletta, sgoccioliateli, perché già di acqua ne farà tanto pomodoro assieme a tutto il resto. Ok, intanto aspettiamo i poi vabbè, qua stiamo scherzando, la Red Bull non ci va per davvero. Al microfono avverti prima. Qua facciamo la gara, io e Piro. Ah. E adesso Bud Spencer, la mano sinistra del diavolo, sfiderà in una gara l'ultimo fagiolo Terence Hill, il pistolero più veloce del West. Il vincitore si aggiudicherà una Dune Buggy rossa con cappottina gialla, gentilmente offerta dall'associazione culturale Alcedo. 3, 2, 1, vai! Cacchio, ustionano era del copione. Come on me for fun in my bargain. Na 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 na. Vuole l'ari là, vai pure. Te grazie Raduno Bethesda e tu sei l'eroe del Volta 69. Chi è questa? E come funziona? Non so come funziona. Attenta. Tu non puoi mangiarli. Aia, c'è uno scatto definitivo. Ah, quelli te li devi mangiare tutti. Vai, lecca il tavolo. Fai il brillante, mangia sul tavolo. Mangia.
ho appena inventato il moto perpetuo. Io ricordo a questi due baldi giovani che devono leccare. Però non ha mai. Spremuta di puff. Beh, non avevamo dubbi, Ovvio. Cioè, bisognerebbe un attimo magari spiegare cosa stavamo facendo, perché non so, la maggior parte della gente probabilmente non capisce, non ha capito cosa stavamo facendo lì. Vestiti in quel modo, ecco. Io intanto un attimino devo salutare due persone a me carissime, il nostro amico Alberto Barile e Andrea De Rossi, che insomma, sono due personcine, due genuani che hanno subito trovato da dire sulla mia felpa, ma giustamente non posso che essere d'accordo con loro. Meravigliosi. Ciao, c'è anche Selene. Bene, ciao. Io lo volevo dire. Quanta gente che abbiamo adesso. Dai, cominciamo a ragionare. Allora Leo, cosa dici? Niente. Non dico niente, stavo guardando il video. Allora Leo. Ok, abbiamo un grande problema purtroppo, perché non riusciamo ad avere un ritorno, ripeto, essendo destra, sinistra, fianco, di qua e di là, non riusciamo ad avere un ritorno del live, quindi scusate se fra fine canzone, magari inizio canzone, ci sono delle pause che al limite col tempo vedremo di raddrizzare questo piccolo particolare, insomma, ce la facciamo, io dico che ce la facciamo. Oh, ragazzi, musica, gruppi. Intanto io vorrei che qualcuno spiegasse a chi ci sta ascoltando il perché di questa trasmissione, perché noi siamo qui. Carlo, non lo vediamo, ma lo sentiamo. Giocati Jolly, ma quando l'hai giocato lo scartiamo e non serve a niente. Non mi parlate di Jolly, che oggi a Cirulla ero troppo fortunato. Ho giocato a Cirulla, ero oggi una cosa che mi facevo schifo da solo, quindi lasciamo perdere il sette di cuori. Carlo, spiega perché siamo qua, dai. Cosa ci facciamo? Massi è molto più adatto di me. Dov'è Massi? Dov'è? Ma c'è, ci guarda. Lui c'è ma sta zitto, ha paura che la sua voce non sia particolarmente attraente, invece c'ha un suo perché. Massi, fatti sentire, dai, al microfono che non funge, che scuse che trova, ma c'è la mogliettina Cinzia, il suo microfono funge, vai nel suo. Oh, questa è una bellissima immagine, ragazzi. È una bellissima immagine, perché la paura di entrambe le tifoserie è quella che ricomincia il campionato. Era andata così bene quest'anno, che era finita così e ci eravamo salvati tutte e due. Invece, se ricomincia il campionato, sono dolori per tutte. È partito ogni due giorni, diventa un problemone per chi ha la rosa come le nostre. Già sfigate quelle che giocano, figuriamoci le riserve. Come fai a giocare ogni due giorni? Sarebbe una cosa impressionante e impossibile. E non so chi abbia messo l'immagine, ma un bacio. Vabbè, in questi momenti occorre dire volemosse bene, no? Tutti, ma i genuani e i sandoriani si sono sempre voluti bene e hanno un piacere proprio il fatto che ci sia l'altro, perché se non ci fosse l'altro, con chi vai alla mattina a dire qualcosa? Ma io sono curioso, vorrei parlare un pochettino di Albissola, degli albissolesi, visto che io comunque non vivo ad Albissola, ma sono un nativo di Albissola. Io sono nato alla Villa Helios, si chiama, se non mi sbaglio. Sì. Okay. Quindi c'è il codice fiscale 166. Esatto.
Come stanno andando le cose al di sola? Perché sono già un po' di giorni che non passo di lì e quindi non ho avuto occasione di vedere come sta andando la questione. Guarda, dalle mie parti la questione è che non si vede nessuno per strada. Sarà che siamo isolati al fondo di Albissola verso la pace. E poi entra in gioco. Tutti in pace. Siete tutti in pace lì. Sì, sì, guarda, pacissimo. Poi c'è da dire che quello più centrale forse di Albissola è Giorgio. Che... E infatti movimento ne vedo un po' troppo ultimamente. Siamo stati bravi per un periodo, adesso probabilmente con le notizie che arrivano, aprire, far bregare, si sono mollati un po' tutti. Diciamo stamattina sembrava una normalissima giornata, un normalissimo sabato con tutta la gente in giro, tranquilla, che girava, faceva, macchine che andavano, c'era quasi traffico. E abbiamo sentito addirittura delle strombazzate. Io abito sopra il semaforo praticamente di Corso Mazzini e strombazzate addirittura ai semafori, tutti, e troppa gente in giro. E vi vedo tutti, occhio, eh. E lo so, tu passi molto spesso di qua. Io passavo, adesso purtroppo sono in malattia, sono a casa e non sto lavorando, però stamattina sono dovuto uscire a Savona per motivi di lavoro e ho notato un pochettino di più di movimento, e questo secondo me non è molto molto bello. Sicuramente le persone hanno visto le ultime notizie, ascoltate nei vari TG, hanno visto la curva del contagio che si stava leggermente abbassando e hanno pensato bene di uscire e andare a cazzeggiare in giro come se niente fosse. Ecco, io questa è una cosa che mi preme dire: non uscite, state a casa se potete, andate a fare la spesa, quello che dovete fare, però poi non esageriamo, ecco, perché se ritorniamo, se cominciamo ad uscire, allora si vanifica tutto il lavoro fatto fino ad ora diciamo che potrebbe essere anche peggio. Se dovesse esserci una ricaduta, un contagio ulteriore, sarebbe, dicono le televisioni, i vari TG, che potrebbe essere una cosa ancora peggiore, quindi cerchiamo di evitarla se possibile, ok? Giusto, giusto, giusto. Poi ricordo giusto. Sempre quando usciamo, mascherina. Quando rientriamo nelle nostre case invece laviamoci bene le mani, se possiamo lasciamo le scarpette fuori, oppure puliamole prima di entrare, puliamole bene, basta uno straccetto, un po' d'alcol sullo straccio, strufiniamo bene i piedi e già siamo a posto. E mi raccomando ragazzi, dai che ce la facciamo, ritorniamo a essere il grande paese che siamo sempre stati, dai. Non sapete cosa fare a casa? Prendete un foglio di carta e fatevi due aerei di carta. Chi non l'ha mai fatti? Piro, hai mai fatto gli aerei di carta? Troppi, troppi. Ho sprecato tanti di quei fogli. Il problema è che i miei però non volavano. Erano fatti a palla. Cadevano direttamente. Tu lei hai mai fatto gli aerei di carta? Hai voglia. Ai tempi della scuola, chi non li ha mai fatti? Certo. È vero, è vero. C'è chi, oltre ad aver fatto gli aerei di carta, c'è anche chiamato un gruppo così, aerei di carta, un gruppo che nasce a Pavia e fanno una musica molto particolare, molto bella. Carlo, sei pronto in regia? Sei sempre pronto. Pronto. Pronti via allora. Non è vero. Non è vero. Non è vero, aspetta, dammi un secondo. Ce l'avevo prima. Allora, questo grande gruppo vede Filippo, Osvaldo, Gianfranco, Enzo, Gabriele e Jacopo. Sono tanta gente che fanno un'ottima musichella. Franco? Dov'è Franco? Franco e Stop non c'è. Franco e Stop manca. Manca.
Allora, hanno fatto molte cover questi ragazzi, da Fabrizio De André a Paolo Conte a Vinicio Capossela. Forse quello che gli è rimasto di più è il Vinicio Capossela nella loro musica. E l'aereo. La canzone che vi voglio proporre è loro e si chiama Fretta di amare. Se Carlo è pronto, la possiamo far partire. Vai. Che dici? Ci siamo? Vai, musica. Leo, ti conosci? Leo? È morto, no, Leo? No, no, non li conosco. Non sei mi morto. Mancano. Ti mancano, vedrai che rimarrai colpito. Ascolterò, Carlo, ascolterò il pezzo. A tua, Carlo. A tua discrezione. Aspetto intanto le tue ragioni, i tuoi comportamenti non sono dei migliori. 3 giorni sono passati per allontanarmi, l'anima mia sembra voglia abbandonarmi. Ridevi di rimandare quei discorsi, il cuore mio non sa più come lamentarsi. Agisci in fretta, sappi che io sto soffrendo, sarebbe poco dirti solo sto morendo. Ti dico quindi guardami, sai che ho capito, te l'ho sentito dire senza alzare un dito. Questa passione è stata esca per la pesca, è chiaro, noi con cui solamo coltiviamo. E mentre sono intento in questa canzone, ripenso ciò che è stato sempre il nostro amore, la via d'uscita ad ogni nostro problema, forza pura che spezzava ogni catena. Ma la catena che dovevi risparmiarmi è stata quella per la quale hai deciso di amarmi. Basta col tenermi appeso un filo, lo userò per reinventare il mio cammino. Ricominciare non è poi così semplice, ce ne vorrebbe d'acqua per far fumare questa brace. Proprio quando sembra che mi sia deciso, ah, ritorni tu nella mia mente all'improvviso. Ma d'altra parte quel giorno come due sciocchi, ogni parola usciva senza aprire bocca dai tuoi occhi. Ciao, scusa, ma quando è che puoi tornare? Unico spettatore solo il nostro mare. Mare che intanto tu fondale mescolava, come i nostri cuori che con il tempo si fondevano. Sempre più convinto ed incoraggiato, la tua partenza non ci avrebbe separato. Non ci avrebbe separato mai, mai, mai. Non ci avrebbe separato mai, mai, mai. Non ci avrebbe separato mai, 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 mai. E chi c'è? Pronto? C'è qualcuno? Giorgio non ha più le cuffie. Ecco, Giorgio, ecco. Ci senti, okay. Ci sono, ma ripeto, non so quando finiscono le canzoni. Qualcuno dovrebbe con una bandierina farmi pronti, perché no, no, non so quando siamo in partenza, quindi... Non sono niente male questi aerei di carta, eh? Assolutamente sono male. veramente bravi, te l'ho detto che avrebbero colpito perché sono validi. Non... la musica richiama un pochino quella di Paolo Conte, se posso dire la mia. Ok, finita. Qualcuno mi dice finita la diretta. Che cosa vuol dire finita?
abbiamo un messaggio così onirico che arriva dalla chat privata che ci dice finita. Piro intanto l'abbiamo perso, si è sconnesso tra poco. Abbiamo perso Piro, e vabbè, qua ci possiamo anche ragionare sopra. Ma il finita di Cinzia, che non riesco a capire cosa voglia dire. È finita, ah, è finita la canzone. Ah, è finita la canzone. Ah. Ma mi fate sapere se sono pervenuti alcuni messaggi, qualche saluto da parte di qualcuno, perché io purtroppo non riesco a... vedere. Allora, abbiamo Massimo Cesare che ci saluta, ciao ragazzi, quindi ciao anche a Massimo. Abbiamo Marinella Cervini che ci segue, abbiamo Luca Fallara che ci segue, abbiamo la Manuela Piras che ci segue, ciao Manu. Oh, che abbiamo? Abbiamo Red, ragazzi, adesso dobbiamo essere tutti precisi, abbiamo un grande DJ piemontese che ci sta seguendo, e questo sì che è un DJ, non noi. Ciao Giancarlo, comandi e saluti. Ah, Giancarlo, così che guarda la trasmissione. Bene, bene, bene. Quanta gente, ragazzi, quanta gentina. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Diteci qualcosa, vi piace la musica? Volete sentire qualcosa? Conoscete qualche gruppo nuovo, qualche gruppo emergente? Volete sentirlo? Volete farlo conoscere? Siamo qua, siamo pronti a sentire anche le vostre proposte. Leo, dimmi qualche cosa, io intanto cerco un brano per dopo, dai. Ah, mi sembrava di aver capito che probabilmente, non si sa se la cosa sarà fattibile o meno, qualcuno di questi artisti che stiamo proponendo in questa serata e credo anche nelle prossime potranno essere richiamati prossimamente nei vari spettacoli che ci saranno ad Albissola. Questo mi sembra di aver capito, non so se la cosa potrà essere fattibile, ma me lo auguro, no? Ci speriamo, perlomeno i gruppi molto molto nuovi, perché io ne ho trovato uno che addirittura è stato anche a Sanremo Giovani, e questo difficilmente ci verrà a trovare, e Sanremo Rock addirittura, non Sanremo Giovani, Sanremo Rock, loro sono i The Chairs, magari qualcuno li conosce, sono molto bravi questo. Tra l'altro quello che voglio presentarvi adesso è un brano, l'ultimo forse che hanno fatto, un 2018-2017, e non conoscendoli a pieno sinceramente non so se è veramente quello che vi sto dicendo, qualcuno mi smentisca se non è così. Leo, tu li conosci i The Chairs? Assolutamente no. È una rock band marchigiana, loro nascono nel 2008, e la cantante è veramente una bella voce, lei si chiama Claudia, e abbiamo una batterista Francesca e chitarrista che è Davide, e suonano bene, non suonano da seduti, anche se The Chairs sempre potrebbe farlo capire. E il loro pezzo che voglio farvi ascoltare è Il Mondo Sopra, credo che sia così, no, è Mondo Senza, non Mondo Sopra, Mondo Senza, bravo Carlo, correggimi quando dico questo. Volevo solamente dire una cosa a chi ci sta ascoltando, evidentemente questa serata qui, essendo la prima, è piena potrebbe essere piena di errori, di cosine andate male, che vanno sistemate, sicuramente andranno sistemate. Purtroppo, essendo tutti quanti online, tutti quanti, ognuno a casa sua, la cosa diventa un pochettino difficile da gestire. Però sicuramente ci lavoreremo e cercheremo di dare sempre il meglio. E se la cosa vi piace, fatecelo sapere, perché mi farebbe molto piacere saperlo. Anche perché noi lo facciamo col cuore, col e quindi cuore. Vogliamo tenervi compagnia. Ok. Allora Carletto, ci sei? Vado. Vai con la musica, The Chairs, Mondo Senza.
Ok, Carlo ci dice che è finita. Bene, bene. Eccoci. Leo, ti è piaciuta? Sì? Molto, molto, molto. Vabbè, dai, allora vuol dire che di musica qualcosa ci chiappa, via, dai. Un bel sound e una bella voce, tra l'altro. Molto, molto interessante. Mi è piaciuto. Sì, ti avevo detto, bravi tutti, ma anche musicalmente molto bravi. E la voce però mi è proprio... mi è arrivata subito appena l'ho sentita, per quello che ho voluto farvela sentire. E ragazzi, io direi che... guarda che bella che è Albisola, però. Mentre parliamo vanno delle belle foto di Albisola. E, ragazzi, un'oretta l'abbiamo passata insieme. Io continuerei tutta la notte, ma devo andare a lavorare. Io sono uno di quelli che qualche giorno di lavoro, purtroppo, cioè purtroppo, meno male. E, io sono in cassa integrazione, però qualche oretta fortunatamente me la fanno fare, quindi vi devo salutare, è stato un piacere, spero che vi sia piaciuta. Leo, l'esperienza tua cosa dici? Io dico solamente una cosa: se vi è piaciuto raccontatelo agli altri, e se non vi è piaciuto fatemi gli affari vostri. bella, giusto. Se non è piaciuto, è vero, a chi non è piaciuto non fa niente, non dica nulla, anzi, se vuol fare di una bugia, tanto la bugia fin di bene, dice no, sono stati bravi, volete sentirli, sentite, io lo faccio. No, mi auguro la prossima volta magari un po' più di partecipazione da parte di chi ci ascolta, magari anche un piccolo, ci sono tante cose di cui parlare, adesso purtroppo il tempo stringe, bisogna smettere, però si può parlare di tante cose, ci si può fare una buona compagnia. Abbiamo, se posso, avuto un suggerimento da una persona che ci sta seguendo, Lucas, che ci dice: propongo un nuovo gruppo, i Senza Virus, che l'ho letto anch'io. Allora, chi suona però, ecco, come nome di un gruppo non è niente male. L'ho letto anch'io. Anche a tema, quindi non è male. Non ciao è male. Paolo, ciao Paolo Garassino, ciao. E abbiamo giornalisti, abbiamo DJ, sta seguendo un sacco di gente. Io era un po' di tempo che avevo voglia di ritornare a fare un po' di radio, e purtroppo per motivi lavorativi è sempre un po' problematica la cosa, perché fare radio vuol dire avere un po' di tempo disponibile, parecchio tempo disponibile, e io ne ho veramente poco. Però quel poco che ho, se la cosa piace, se vorremmo continuare, io sono qui. Assolutamente sì, e sono molto, molto contento di esserci. A me fa piacere tenere compagnia a chi ci ascolta, e mi fa piacere fare radio con te. L'abbiamo fatta quando eravamo due pischelli, proprio. Eravamo due ragazzini. Avevamo ancora i cappelli. e manco uno bianco, oltretutto. Adesso siamo due barboni. Dalla barba alla bianca, tutti e due, e vabbè, il tempo passa, è inesorabile per tutti. Però siamo sempre amici, siamo praticamente due fratelli, siamo insieme da... ci conosciamo da una vita. Cominciamo ad allargare. E io sono molto felice, mi piace molto questa cosa. Quando mi hai proposto questa cosa, assolutamente ti ho detto subito di sì, perché ci credevo e ci credo tuttora. Vorrei, nel limite del possibile, cercare di fare le cose un pochettino meglio, sempre meglio. Sì, dai, va bene, mi piace. Dai, un grazie anche a Massimo, a Cinzia, a Giuseppe, a Carlo, che hanno anche loro permesso questa diretta, anzi, sono loro forse i promotori di questo movimento. E quindi grazie a tutti, ragazzi. Grazie mille. Grazie a tutti. Un bacio a tutti e ci vediamo, se vi ha fatto piacere, la prossima settimana a questi punti. E se vi ha fatto tanto piacere, scrivetecelo, magari troviamo un buco, visto che insomma, bene o male, siamo tutti qua, tutti in quarantina, e quindi magari un buchetto lo troviamo. Ciao ragazzi. Ok, allora ci rivediamo prossimamente su Voyager Geographic.
Grazie di nuovo a tutti quanti voi, grazie a chi ci ha ascoltato, grazie a chi ci ha scritto e grazie a chi ha collaborato alla realizzazione di questo programma. E grazie a te, Giorgio. E arrivederci, a presto. Bye bye. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao ciao.